Ma il rammarico è che il Marcionese sicuramente poteva fare un campionato per fare i playoff. Purtroppo un po' l'inesperienza, un po' la sfortuna, un po' circostanze insomma, un po' varie, non abbiamo potuto centrare questo obiettivo che secondo me era la portata del Marcionese. Forse oggi si aspettava una cornice di pubblico più sostanziosa? No, ma il pubblico, cioè non mi aspetto niente, perché il pubblico se vuole venire a vedere le partite ci viene, se non vuole venire è chiaro che ovviamente mancando le strutture, io sono andato a vedere la partita Chelsea-Barcellona, cioè lì c'è un campo con ristoranti, strutture e tutta una certa organizzazione, noi non abbiamo neppure un campo, è chiaro pure che i tifosi non sono neppure invogliati a venire. Non c'è un bar, non c'è, voglio dire, tutto un qualcosa disorganizzato al massimo, cioè voglio dire tutto come se facessimo ancora l'eccellenza o l'interregionale, voglio dire non è un problema di cultura dei tifosi, è più un problema di cultura delle istituzioni politiche, non delle istituzioni prefettura, questura, le quali anzi ci sono sempre state vicino nei momenti di difficoltà. Purtroppo qui tutto ciò che fa aggregazione, tutto quello che è sociale viene visto dalla politica in maniera negativa e quindi tutto questo crea delle problematiche nell'ambito della vivibilità dei nostri territori che stiamo ancora tra virgolette al terzo mondo per colpa della politica e dei politici. Presidente, manca una sola giornata al termine del campionato, o già state pensando al futuro? Ma il futuro vedremo. Le forze politiche che a Marcinese innanzitutto ci saranno, nonché a livello provinciale. Una cosa è certa, o loro collaborano non solo con le strutture, ma anche con dei sostegni, così come avviene in tutte le realtà, e non perché Bizzarri e il Presidente se ne fottono, automaticamente si continua, se no a questo punto la squadra se le piglieranno le amministrazioni e vedranno che cosa vogliono fare, perché non ha senso fare campionati senza avere un'adeguata struttura e quindi in base alla sua domanda senza un afflusso di pubblico che giustamente non viene, perché se una signora o con un bambino debbono andare in un bagno hanno difficoltà, cioè qua stiamo parlando delle cose elementari.